L'alternanza scuola-lavoro è una delle priorità del governo Renzi. Non possiamo accettare che ci siano tanti ragazzi che poi finiscono in quella zona di limbo, quelli che adesso chiamiamo NEET, non sono né al lavoro né a scuola. C'è bisogno di percorsi formativi differenziati che consentono di studiare, di formarsi, di acquisire conoscenze e allo stesso tempo insieme di lavorare e soprattutto di acquisire delle competenze. Un obiettivo reso possibile anche grazie all'impegno raggiunto tra il Ministero del Lavoro e il Fondo Interprofessionale Fonarcom. È una presa di impegno comune tra il Ministero e Fonarcom per spingere, creare le condizioni, rinsaldare i legami in modo che quella via dell'apprendistato formativo, del sistema duale, dell'alternanza scuola-lavoro diventa un elemento ordinario dei nostri sistemi scolastici e formativi. Alla fine dei percorsi i giovani avranno acquisito delle competenze, competenze che possono essere spendibili anche presso la stessa azienda. Quindi può essere che da questa sinergia, da questo laboratorio creativo tra scuola e impresa, come dire, nascono nuove competenze che possono aiutare la crescita, lo sviluppo e l'innovazione della microimpresa. E anche i Vigili del Fuoco in prima linea per l'alternanza scuola-lavoro. Noi come Vigili del Fuoco abbiamo da subito immaginato questo progetto di alternanza scuola-lavoro attraverso dei step, dei corsi formativi all'interno di alcune caserme in tre regioni d'Italia, dove poter formare e avviare i giovani verso quella che può essere una dottrina del Vigile del Fuoco, per poter garantire in un futuro prossimo chiaramente una condizione di partecipazione di tanti ragazzi, vista anche peraltro l'età media del Vigile del Fuoco, ormai ha raggiunto i 47 anni di età e per fare il Vigile del Fuoco è un'età un pochino alta.